ha avuto la fortuna di debuttare una volta, un aneddoto, faccio un attimo un passo indietro. Lui era piccolino, il papà era un amico mio, lui era piccolino e aveva il caschetto come Nino D'Angelo, vestiva la Nino D'Angelo, insomma era un fan sfegatato di Nino D'Angelo. E D'Angelo in quel periodo operava al Trianon. Lui mi disse: mi fai conoscere D'Angelo, mi fai conoscere D'Angelo, cioè io lo portai da D'Angelo. Però da precisare che questo ragazzino sembrava, cioè era proprio Nino D'Angelo quando era piccolo, però molto più bello, molto più bello, però insomma lo ricordava molto, in positivo. Allora entrai nel camerino da Nino D'Angelo e disse: senti Nino, adesso ti faccio fare un salto nel tempo, ti riporto indietro di 30-40 anni e ti faccio vedere te stesso quando eri un bambino. E quando lo feci entrare questo bambino, D'Angelo rimase veramente così, perché sembrava veramente lui piccolino in miniatura, solo che era un po' più bello rispetto a lui, devo dire la verità. Poi da quel momento è nata un'amicizia con Nino D'Angelo, lui ha lavorato con Nino D'Angelo, ha fatto le sue esperienze in teatro, ha lavorato per tanto tempo in teatro e ha cantato anche con lui. Adesso è qui per cantarci appunto una canzone di Nino D'Angelo. Stefano De Santis! Eccolo qua, Stefano! Buonasera a tutti, grazie della presentazione. Io sono emozionatissimo questa sera perché ho raccontato un po' l'aneddoto vero di quello che è successo. Sì, io sono emozionatissimo anche perché è una bellissima cosa aver organizzato un grande evento e poi cantare con l'orchestra fiscale, io non mi ritengo nemmeno degno, ragazzi, perché io sono emozionatissimo, maestro. Grazie. Allora, io volevo cantare questa canzone perché quando io facevo teatro lui la cantava in un medley e io mi emozionavo tutte le volte che lui la faceva. Stai emozionare anche tu. Io ci provo. Vai. Mi perso proprio di bimbo, mi chiave tutte così, una cosa di scordata a me. Ma ti soffrevi immagini, capremo prima e comincia. Se vorrei un braccio amico, ti passi comunque, ma non riesci a capire. Ma ci sta un giorno, ora volta ci ascolta.
grazie a te, ma chiama subito papà, allora la targa pure per te, ovviamente la targa per Stefano. Ah, viene premiato come attore e come cantante. Ah, doppia premiazione. Complimenti, come attore e come cantante. Quindi con una fava hai preso due piccioni, eh? Grazie. Ciao, grazie a tutti. Come chiamano?